particolarmente? Di fatto la pandemia non è mai finita e quindi, pur essendo l'Italia in una situazione decisamente favorevole per quel che riguarda il livello di copertura vaccinale, non deve mai venir meno l'attenzione alla responsabilità dei comportamenti individuali, soprattutto in questo periodo in cui circolano sotto lignaggio della variante Omicron, il cosiddetto sotto lignaggio BA2, che è caratterizzato da particolare contagiosità. Quindi il messaggio è a non sottovalutare quella che è la capacità diffusiva di questo sottolignaggio e, per chi non ha ancora ricevuto la dose booster, andare a farsi vaccinare con la dose di richiamo, oltre che evidentemente anche per quei pochissimi, ma do per scontato che siano un numero assai limitato, che non hanno ricevuto neanche il ciclo di vaccinazione primaria.